3, 2, 1, Copenaghen. Mi aspettavo di arrivare, trovare la grandine, è una giornata pazzesca e sto per andare a salutare la sirenetta. Copenaghen, una delle più belle capitali di tutta l'Europa, si trova anche in uno dei paesi con il PIL più alto d'Europa e quindi questo la dice lunga sul fatto che sia uno veramente dei paesi più felici al mondo, dove la qualità della vita è veramente elevata. Disoccupazione con dei tassi veramente bassi, istruzione praticamente gratuita, uno stato veramente presente, una città pulita, insomma sono tante le ragioni per capire che la Danimarca, in particolare Copenaghen, è veramente la patria della felicità. E finalmente si riparte! Questa volta si va a nord a scoprire la Danimarca. Il volo dall'Italia è di circa 2 ore e la parte più bella è mentre l'aereo sta per atterrare, con il mare e tantissime spiagge una dopo l'altra, specialmente in giornate assolate e limpide come questa. Sembra che siamo fortunati! Altro che tempo del nord! Atterrato all'aeroporto di Copenaghen. Vabbè ragazzi, sono appena arrivato e sono già stupito dall'efficienza danese. Praticamente un aeroporto enorme, siamo arrivati in un nanosecondo, ci hanno già sbarcati e adesso sono già su una metropolitana, ovviamente automatica, perché ovviamente non andiamo a pagare dei conducenti, e ci sta portando praticamente in centro. 7 minuti e saremo lì. Non male come inizio. È passato un minuto e ho già rischiato la vita una volta, mi stavo per mettere sotto con una bici perché giustamente non ho guardato, ma da me da italiano proprio non mi viene da vedere l'attraversamento delle bici. Questi arrivano veramente a delle velocità allucinanti. Vabbè, speriamo di non farmi mettere sotto un'altra volta. Rimango affascinato dalla bellezza e pulizia di questa città. Sarà la giornata fortunatamente assolata, ma i colori sono bellissimi e sembra che tutti vogliano stare all'aria aperta. Ovviamente farò lo stesso e mi dirigerò nel luogo d'inizio dell'esplorazione della città, ovvero la Radhusplatz. La piazza del municipio in pieno centro. La cosa bellissima di Copenaghen è che in realtà è veramente piccola, quindi si può girare tranquillissimamente a piedi e tutte le attrazioni, le cose più belle da fare sono veramente a portata di piede. Quindi io, da bravo random walker, sono molto felice ovviamente di tutto ciò. E questo quindi alle mie spalle è il municipio, nonché una delle piazze principali di Copenaghen. Adesso invece lì in fondo, se guardate, parte quella viuzza pedonale che dopo andiamo a vedere, dove praticamente c'è lo shopping, la gente che fa acquisti, si mangia, si beve, forse anche, boh, lo scopriremo dopo. Invece davanti dall'altra parte c'è Tivoli. Tivoli è il famosissimo parco divertimenti che praticamente è qua in centro a Copenaghen, che andremo a vedere anche quello, spero bene. Quindi veramente da un posto così piccolo ci sono già un sacco di attrattive. Oh, vai di pane. Allora, quindi vogliamo assaggiare i classici, anzi famosissimi dolcetti danesi, perché quello che noterete è che sono dappertutto, dentro i panifici, dentro i bar, ci sono queste specie di dolcetti arrotolati, quindi che possono avere vari gusti, cioccolato eccetera, ma la particolarità è che c'è sempre la cannella dentro, e adesso me lo mangio perché sono quello da assaggiarlo. Sembra abbastanza burroso, un po' puntino, ma quindi buono. Buono, è molto cannelloso. Ci sono pure le porcellane ufficiali della famiglia reale, praticamente. E allora salutiamo questa bellissima piazza con tanto di bolle, bambini che giocano, piuttosto che suonatori e artisti vari, per andare in direzione Sirenetta, perché è uno dei simboli di Copenaghen e ovviamente voglio vederla, no? E come potrei andarci? Magari potrei provare ad andarci in bici, così mi sentirei veramente un vero local. E tra l'altro qui c'è una situazione pazzesca con dei signori che stanno suonando a modo di jazz.
volete prendere a noleggio una bicicletta qui a Copenaghen, lo potrete fare in maniera molto molto semplice, perché troverete delle stazioni tipo questa dove sono adesso, dove praticamente ci sono tantissime biciclette, tra cui potrete scegliere, eccole qua. E la particolarità qual è? Che ogni bicicletta ha praticamente uno schermo dove voi praticamente compilate tutto quanto. Adesso sto mettendo la carta di credito, tac, e con tipo 5 euro all'ora avete anche quella vostra bicicletta. No vabbè, ma è fantastico. No vabbè, ma queste bici elettriche che vanno tipo a 1000 all'ora, fatica zero, 5 euro l'ora, non male. Girare in bicicletta per il parco, senz'altro senza neanche fare un po' di fatica, perché fa tutto da solo. Lì c'è una bellissima chiesetta. Ma che spettacolo, mi sembra di stare un po' in una specie di favola. L'unico problema è che queste bici hanno tipo il freno a pedale e ogni volta che cambio idea tipo si spegne. Dopo tutta questa fatica sono finalmente riuscito ad arrivare a salutare la magica sirena. It's breaking all the way to maybe ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still worthwhile. If you light up your face with gladness, hide every trace of sadness all the way to maybe ever so near. Possiamo anche scoprire tanti trend che arrivano da questa, da quest'area, e io vi porterò a scoprirne uno in particolare che mi affascina, che è praticamente un quartiere incantato, se vogliamo dirlo così, che è quello di Christiania. Mi trovo in questo momento a Christiania, e che cos'è questo posto? Praticamente è nato negli anni 70 qui a Copenaghen. C'era un gruppo di, diciamo, hippie che si sono trasferiti perché hanno occupato una base militare abbandonata e fondarono così il vero e proprio Stato Libero di Christiania. Alla volta provarono a mantenere questa libertà, questa autonomia, però il problema è che lo Stato poi voleva ovviamente tornare e rimpossessarsi di questi territori. Poi però l'opinione pubblica ha preso il sopravvento e alla fine dovette rinunciare, e qui si mantenne questa sorta di Stato Libero dove la legge in realtà non arriva e hanno una sorta di indipendenza. E un po' alla volta la gente che però abitava a Christiania si è dovuta imporre delle proprie regole, quindi a un certo punto hanno espulso dalla comunità tutti quegli spacciatori di droghe pesanti, mentre ad oggi rimangono invece quelli che spacciano praticamente tutte le droghe leggere, quindi troverete tantissimi bancarelle, mercatini con marijuana piuttosto che hashish, e dappertutto è pienissimo di baretti dove praticamente la gente va lì, quindi prima se la seleziona, poi comincia a fumare un po' alla grande e si beve anche qualcosa. Devo dire che ad oggi l'ho trovata una parte anche molto commerciale, c'è chiaramente la Pusher Street dove c'è tutta la gente che vende marijuana eccetera eccetera, ma per il resto devo dire che l'ho trovata abbastanza easy. Chiaramente è un posto particolare, se venite qui a Copenaghen il consiglio è comunque di passare a darci comunque un'occhiata e bervi qualcosa. Se vi trovate a passeggiare per i dintorni di Christiania non vi preoccupate, è tutto normale, se la gente si fa un po' le canne, sta per terra a suonare. C'è questa sorta di comunità, questa idea di condivisione, c'erano tipo delle persone, delle docce a un certo punto, la gente va lì, si fa una doccia ed esce, insomma è veramente una forte idea di comunità, di condivisione, di peace and love. La polizia viene, fa qualche retata, qualche controllo e poi tutto torna come prima, insomma una sorta di terra di nessuno dove però regna la, non lo so, la definirei la pace e il relax, ecco.
È arrivato il momento di lasciare Cristiania e tornare nell'Unione Europea, come potete vedere là sopra. Uno dei luoghi più famosi della città è la Runde Tarne, che significa la torre rotonda. La particolarità della Runde Tarne è che praticamente continui a salire, ma senza dei veri e propri gradini, ma c'è tutta la strada in salita, continui a girare. È un posto dove si può vedere tutta la tromba delle scale. Wow! Una volta era utilizzata come osservatorio astronomico e risale al 1600. Vale la pena andarci anche solamente per la bellissima vista sulla città. E se vi piacciono le viste dall'alto, ci trasferiamo magicamente in un altro posto che regala una vista mozzafiato. E anche qualche vertigine, direi. È il campanile della chiesa del nostro Redentore. C'è un po' di vento, devo dire. Se soffrite di vertigini, non è il massimo. Ah, ma qua finisce! Non si può più salire! La fila per salirci, ve lo dico, può essere molto lunga, ma a me è piaciuta tantissimo. Da fare, direi. Tra una passeggiata e l'altra mi è venuta fame e ne approfitto per scoprire il mercato alimentare di Torve Hallerne. Non so come si pronunci, però più o meno è così. Qui si possono gustare un sacco di bontà locali ed è al coperto, quindi anche se dovesse piovere, qui state tranquilli. E su questo non ci piove. Momento Smorrer Brod, finalmente. Allora, piatto tipico locale, sotto c'è praticamente, se la vedete non lo so, però sotto c'è tipo questa specie di fettina di pane, che alla fine è una specie di panino aperto, però sopra ci mettono veramente la qualunque. Questa ha un po' di carne, non so bene cosa, un bel po' di cipolle varie, erba cipollina, un mix per un alito da paura, e poi di qua invece un po' di gamberetti, gamberoni e giusto un po' di maionese. Bene, godetevi perché sono molto buoni. E se invece vi trovate con una bellissima giornata come quella di oggi, vi consiglio assolutamente di arrivare a Mehaven, ovvero il Porto Nuovo. E cosa c'è di particolare da vedere? Oltre a, insomma, vedere le barche che passano e, insomma, sciallarsi un po' mentre si fanno magari un bel aperitivo. Dietro di me c'è il teatro e dall'altra parte, rispetto al mare, al canale, praticamente c'è invece l'opera. A questo punto direi che è arrivato il momento di prendere una bella bicicletta e di andare a scoprire il resto di Copenaghen. E finalmente è arrivato il momento che tanto aspettavo. Stiamo per andare alla scoperta di Tivoli. In quanto costa? 120 corone l'entrata, quindi circa 17 euro. Ci sono già degli specchi super cambia forma praticamente. Ma che bello che sono così. Un parco di divertimenti esattamente nel centro della città, che risale a metà 800, pensate. Il divertimento direi che qui non manca. Un'altra cosa assolutamente da fare quando siete a Copenaghen è, oltre a mangiare, questo sto mangiando una specie di piatto dei marinai fatto di patate, carne, tutto insieme, che ci sono anche delle rape e del, ovviamente del pane nero con cereali vari eccetera, dovete accompagnare il tutto con dell'acqua vite, e ci spiegava praticamente la cameriera che è fatta con le patate, quindi non con la, con l'uva insomma, ma in questo caso con le patate. È un po' più dolce, è comunque molto alcolica, ma ha un gusto un pochino più dolce, quindi in questo modo vi sentirete veramente danesi.
Vabbè ragazzi, è normale che poi a Copenaghen piova parecchio, quindi se ve la beccate come in questo momento io che sono abbastanza bagnato, non so se si vede ma questo colore prima era molto più chiaro. Comunque la cosa buona è che avrete comunque un sacco di posti dove mangiare e assaggiare un po' di dolci tipici locali, tipo questo con il sesame e un po' di roba, e oppure questo, guardate che bomba, che praticamente è fatta con della crema cioccolato per sua madonna mia, sono veramente un miliardo di calorie. Questo invece dietro di me è il Parlamento. Se volete potete anche venire sulla torre del Parlamento, dove mi trovo in questo momento, dal quale potete vedere una bellissima visuale della città, e in più vi posso anche dire che è gratuito, ci sono due ascensori da prendere, entrate praticamente dall'entrata principale e poi salite. Ecco, ovviamente oggi piove, quindi non è proprio il momento migliore per visitarlo, perché c'è un tempo un po' grigio, però magari voi sarete un po' più fortunati di me. Beh, visto che c'è un po' di pioggia, direi che ne possiamo approfittare per visitare l'ala reale del Parlamento. Se quando siete qui a Copenaghen volete anche farvi un super brunch, cosa che assolutamente vi consiglio, tipo questo, vi consiglio di venire al Kalaset, che è qui in centro, vicino praticamente al mercato alimentare, e c'è un super brunch che vi aspetta con tanto di bacon, scrambled eggs e boh, delle cose strane che magari adesso iniziamo un po' ad assaggiare. Mica male. Se poi avete un po' di tempo, vi consiglio di passare nei giardini di Rosenborg, dove tutti quanti i danesi se la scialano un po', si divertono, prendono un po' di sole. E praticamente la storia di questo posto è che c'è questo castello che è stato costruito da Cristiano intorno al 1600 con l'obiettivo di costruire una sorta di casa estiva. Poi in realtà è stato trasformato in giardino e adesso la gente si diverte e passa un po' di tempo. Poi giusto a fianco, diciamo, al parco del castello c'è il giardino botanico e l'orto botanico, quindi se volete farvi una bella cultura di piante non esitate. Eccolo qua l'orto botanico. Le fantastiche scale a chiocciola che ti permettono di salire su per le cupole dell'orto botanico, tra l'altro fa sempre più caldo, sembra di stare in Amazzonia. E se poi avete un po' di tempo extra, vi consiglio di visitare il cimitero di Assistens, che praticamente è un enorme giardino dove la gente viene qui a prendere il sole e a passeggiare, a girare con le biciclette. E in particolare, chi c'è dietro di me in questo momento, la vedete qua, c'è la tomba di Andersen. Quindi grazie a lui, insomma, esistono delle favole come ad esempio il brutto natroccolo, piuttosto che la sirenetta, insomma. Grazie Andersen per averci regalato queste grandi emozioni. Vi vorrei riassumere le cose che mi sono piaciute di più di tutte e vedere quindi la top 10 delle 10 cose più belle da fare a Copenaghen. Cosa numero 10 da fare a Copenaghen: dovete assolutamente venire a salutare la sirenetta. Tra l'altro è un po' meno bella di quello che vi aspettate, perché è piccolina, però dai, diciamo che c'è un bel panorama ed è solo per quello che rientra nella top 10, altrimenti non l'avrei messa. Poi cosa numero 9 da fare a Copenaghen: dovete andare a farvi una bella serata, un bel aperitivo, a bervi qualcosa a Vesterbro. Cosa numero 8 da fare a Copenaghen: dovete andare sulla bellissima Runde Torn a godervi un bellissimo spettacolo del panorama della città. Cosa numero 7 da fare a Copenaghen: ovvero una bella passeggiata a Stroget, ovvero potete andare in giro a fare anche un po' di shopping, mangiare qualcosa e passeggiare. Cosa numero 6 da fare a Copenaghen: mi raccomando, andate al bellissimo mercato alimentare di Torve Hallerne, così potete anche mangiare qualcosa live di veramente veramente danese. Cosa numero 5 nella mia top 10 da fare a Copenaghen: dovete assolutamente andare a Christiania, perché dovete provare un po' di sciallo con questa gente un po' alternativa. La quarta era... mi raccomando, una bellissima serata a Tivoli, potrete
di entrare nella magia dei colori, dei luci, delle giostre, per passare veramente una serata in allegria. Ok, cosa invece? Saliamo finalmente sul podio, cosa numero 3 da fare a Copenaghen. Dovete assolutamente assaggiare il tipico smørrebrød, ovvero il pane locale che viene farcito sopra con vari ingredienti, comunque assolutamente da provare. Invece, posto numero 2 della classifica delle cose da fare a Copenaghen, dovete assolutamente farvi una serata, una cenetta nel Midtbank District, ovvero un quartiere che è stato ricavato da delle antiche macellerie praticamente, che adesso però sono diventate tutti un insieme di localini super fighi dove andare la sera a bere qualcosa. Un tempo era una sorta di quartiere industriale che poi è stato riconvertito in una zona con tantissimi locali in cui praticamente il piatto tipico è la carne, quindi è soprannominato anche il Meatpack District. E ci sono un sacco di posti per mangiare, pizza, ma anche ovviamente carne. Sembra un po' tipo una specie di parcheggio gigante, perché ci sono macchine dappertutto e questi mega edifici tipo industriali. Però c'è un sacco di gente, un sacco di movimento e tantissimo da mangiare. Il mio consiglio è di venire qua, scopritelo, andate in qualche locale a caso e godetevelo. Finalmente arriviamo in vetta alla classifica della top 10 di cosa fare a Copenaghen. E lì mi viene l'aiuto del pubblico. Salite su una barca tipo quella e fatevi tutto il giro della città, però con una vista bellissima dai canali. Ok, e quindi anche questo giro a Copenaghen sta insomma volgendo al termine, in particolare in questo momento che c'è una pioggia comunque continua a venire, questo significa che è il classico tempo da Copenaghen, direi. Mi trovo in questo momento intorno a uno di questi laghi artificiali che sono presenti qui in città. E cosa vi devo dire? Niente, è stato un bellissimo giro, la città è molto bella, molto pulita, i danesi sono delle persone estremamente accoglienti, simpatiche, gioviali. Prima tipo stavamo mangiando davanti a una pasticceria, il pasticcere viene vicino a noi e ci fa: vabbè, vi vogliamo regalare questa torta perché comunque noi stiamo chiudendo, sono rimaste qua, quindi prendetele. Cioè, piccole cose, per carità, però... oppure eravamo a un bar e delle persone cominciano a parlarci, a chiederci dove siamo, o stavo guardando una cartina, si fermano e mi chiedono: hai bisogno di una mano? Dove devi andare? Cioè, l'impressione che ho avuto è della gente veramente super accogliente, super aperta, disponibile, gentile e molto molto sorridente. Quindi mi è piaciuta molto, la città è molto pulita, funzionale, i servizi funzionano molto bene. Quindi, che vi posso dire? Spero che il video vi sia piaciuto, che possiate venire voi, anche voi, presto qui a Copenaghen a vedere questa bellissima città. Godetevela perché assolutamente ne vale la pena. E niente, continuate a seguirmi, condividete i miei video, spolliciate come se non ci fosse un domani, lasciate i vostri commenti e niente, al prossimo viaggio allora. Ciao ragazzi, ciao viaggiatori!